Allora, ciao a tutti ragazzi, ringrazio le ragazze di AdLab che mi hanno dato la possibilità di essere qua oggi a venirvi a parlare di un po' di quello che stiamo facendo come startup, un po' del nostro percorso di accompagnamento e anche un po' di modellazione finalizzata appunto al lavoro che stiamo iniziando a fare. Prima di tutto mi chiamo Michele Anzalone, sono un dottorando dell'Università degli Studi di Palermo in pianificazione urbana e regionale. Oltre a questo abbiamo avviato anche una start-up, un'industria creativa che opera nel campo appunto dell'artigianato digitale che attualmente è incubata presso l'incubatore di imprese dell'Università di Palermo. Gli incubatori di imprese sono delle realtà dove delle imprese hanno la possibilità di formare un ecosistema. Sono delle comunità di imprenditori che operano in settori diversi e che ricevono supporto dall'incubatore di impresa per i primi stadi iniziali dell'inizio della loro attività. L'incubatore di imprese dell'Università di Palermo prevalentemente si occupa del trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca. Laddove ci sono delle ricerche di tipo che provengono dall'università, che possono essere di tipo ingegneria informatica, innovazione, ICT e anche altri settori, questi incubatori di impresa permettono il trasferimento sul mercato di questi risultati della ricerca affinché creino valore economico ovviamente e anche diciamo un valore sociale nel momento in cui ci sono imprese che offrono prodotti e servizi che hanno a che fare anche con innovazione sociale. La nostra è un'industria creativa. Le industrie creative sono tutte quelle imprese che generano valore a partire dall'utilizzo della proprietà intellettuale. Quindi, appunto, l'architettura, chi è che fa impresa con l'architettura, è un'industria creativa anche quella, che soddisfa anche dei bisogni che vanno al di là comunque sia dell'espressione artistica in sé. Un'abitazione ci si abita all'interno, però può anche avere un valore culturale. E in questo sta la creatività. Quello che noi facciamo design del prodotto, servizi di prototipazione, come start-up facciamo artigianato digitale, design del prodotto, prototipazione rapida per l'architettura e l'ingegneria, quindi la realizzazione di prototipi funzionanti. Poi offriamo supporto a studenti anche relativamente per la formazione sul territorio. E stiamo aprendo il nostro progetto di impresa, prevede anche la realizzazione di un e-commerce, un social commerce, un'evoluzione in senso social dell'e-commerce. In sostanza il progetto che noi stiamo avviando non è soltanto la creazione di un negozio virtuale per noi, per la nostra azienda, ma è anche un marketplace, un luogo dove si incontra una domanda e un'offerta di design. Che è aperto al contributo di altri designer. Quindi c'è anche questa componente di innovazione sociale molto forte. Diciamo che come modellazione, noi attualmente quello che stiamo facendo come startup è fare diciamo delle prime sperimentazioni con la nostra stampante. Abbiamo anche a disposizione un'altra stampante che ci ha messo in concessione l'Università degli Studi di Palermo, che è molto più preciso ovviamente. Non so se precedentemente diciamo con le altre lezioni avete trattato anche l'aspetto quello che riguarda lo stato dell'arte e della tecnologia della stampa 3D. No? Vabbè, comunque come... Sì, sì. Ah, ok. Ok, perfetto. Allora, quindi, diciamo brevemente, esistono in commercio diverse tecnologie che vanno dalla deposizione fusa di materiale, come funzionano quelle tipo MakerBot, SharBot e anche altre, ma ci sono anche altri tipi di macchine che sono ad esempio sinterizzazione laser, che hanno il vantaggio che sono molto più precise, però hanno dei costi delle materie prime che sono molto elevate.
quindi se da un lato sono più, sono, come dire, hanno, permettono di realizzare gli oggetti con delle prestazioni migliori, dall'altro comunque il prodotto finito costa molto di più. Poi, quindi, stavo dicendo, quello che stiamo facendo quindi è una sperimentazione che riguarda la dilatazione termica dei materiali, degli oggetti, perché dato che la nostra tecnologia utilizza una tecnica di, appunto, con il calore che fonde il materiale e va stampando l'oggetto, anche lì quello che noi stiamo notando è, appunto, stiamo facendo delle sperimentazioni finalizzate a capire qual è la dilatazione termica, il restringimento del materiale. Questo è significativo perché rappresenta una criticità nel momento in cui andiamo a realizzare dei prototipi che devono essere funzionanti e che prevedono oggetti assemblabili. Nel momento in cui c'è una dilatazione di materiale, in fase di modellazione e progettazione bisogna tenere conto di quella che può essere la dilatazione termica del materiale. Perché voi immaginate, se voi avete un incastro che dovete realizzare fra due componenti e poi successivamente in fase di stampo vi ritrovate che la dilatazione termica vi restringe il materiale, poi i due pezzi non entrano più. A maggior ragione quando voi iniziate a progettare degli elementi, degli oggetti che prevedono una contaminazione fra tecniche tradizionali di artigianato e tecniche di artigianato digitale. In quel caso, quando proprio le tecniche sono diverse e devono coesistere, lo studio di questi aspetti che riguardano la stampa è fondamentale, perché proprio permette di verificare la compatibilità delle due, diciamo, di questi due mondi, l'artigianato tradizionale e digitale. Poi stiamo anche sperimentando il materiale solubile. Voi avete trattato questo aspetto della finezza della stampa? Ah, ok, ok, ne parliamo anche, va bene, perfetto. Allora, voi immaginate che diciamo, le stampanti funzionano layer by layer, le stampanti 3D. Quindi ogni layer viene stampato e poi si passa al layer successivo. Quello che succede è che nel momento in cui avete degli oggetti che prevedono degli angoli particolari, eccessivamente accentuati, il risultato è che, immaginate, la macchina stampa layer by layer, ci saranno dei layer dove la macchina dovrebbe poggiare il materiale sul nulla, sul vuoto. Immaginate un oggetto cavo. Ok, in un oggetto cavo ci sarà una superficie dove la macchina inizia a stampare e poi deposita il materiale su niente, fondamentalmente. La macchina, il software che utilizza la macchina per recepire i file, che sono in formato STL, ora di questo approfondiremo anche, ad esempio la MakerBot prevede, anche il software stesso, genera automaticamente i supporti. Tali supporti possono essere o nello stesso materiale con cui voi andate a stampare, però i supporti ovviamente si possono staccare praticamente, perché sono praticamente delle zattere di supporto, praticamente, dei sostegni. Oppure possono essere stampati con materiale solubile. Il materiale solubile che, ad esempio, nella MakerBot 2x viene utilizzato è un materiale solubile HIPS, in polistirene, che è solubile in un solvente particolare che si chiama dilimonene. E in questo caso quello che bisogna fare nel caso in cui si ha un oggetto cavo, o comunque sia che ha delle superfici, degli angoli troppo accentuati, è quello di realizzare i supporti, di dire alla stampante di realizzare il supporto con il secondo estrusore che verrà caricato con il materiale solvente, stampare l'oggetto, prendere l'oggetto a fine stampa e immergerlo in una soluzione di limonene. In questo modo, dopo qualche ora, il materiale solvente si dissolverà, perché farà reazione con il solvente e avrete l'oggetto finito. Poi, quindi, stiamo verificando anche l'utilizzo della tecnologia anche in questo senso.
Relativamente alla modellazione, le linee di ricerca che noi stiamo portando avanti sono prevalentemente queste. Da una parte noi stiamo sviluppando la realizzazione di oggetti che possono essere a guscio, fondamentalmente che vengono stampati direttamente in un pezzo solo. Questo è il caso delle sculture digitali, ad esempio, che possono avere un valore artistico, però non soddisfano altre funzioni, per esempio. Ci sono degli oggetti che voi potete stampare, avete il file, lo stampate direttamente ed è pronto. Pronto per, diciamo, per arredare diciamo, un'abitazione. Poi ci sono altre tipologie di materiali che possono essere portate avanti, che sono oggetti assemblabili. Questa è un'altra tipologia. Gli oggetti assemblabili, ovviamente, nella fase di progettazione bisogna tenere conto anche di quegli aspetti legati alla stampa di cui vi parlavo precedentemente, quindi dilatazione termica, oppure ovviare successivamente con un successivo processo di finitura degli oggetti, che può essere fatto attraverso o attraverso acetone, che è la sostanza con cui fa reazione il materiale, l'ABS, il materiale di stampa, per cui tramite un'altra soluzione è possibile finire gli oggetti e dargli una finitura praticamente lucida, oppure anche finirli con la carta vetrata e andare a limare quegli incastri che magari sono un poco più duri da far entrare, fondamentalmente. E poi un'altra linea di ricerca che stiamo portando avanti è quella dei modelli parametrici, però attualmente, diciamo, è un campo di modellazione che è molto avanzato. Diciamo che c'è proprio uno studio relativamente ai modelli parametrici che sta portando avanti anche la Autodesk. Se avete modo di cercare su internet, c'è un software dell'Autodesk che sta sviluppando, che è anche disponibile online, che può essere utilizzato, che permette di generare delle superfici, delle forme, attraverso dei parametri. Questo potete cercarlo. E poi un'altra cosa, diciamo, che può essere interessante, che noi stiamo portando avanti, è legato sempre alla modellazione, è il reverse engineering. Sapete più o meno di cosa? No. Ok, perfetto, va benissimo. Neanche noi lo sapevamo, stiamo imparando tutto alla fine. È anche per noi un mondo che stiamo esplorando. Il reverse engineering, allora, solitamente voi nella progettazione quali sono gli step che si fanno? Progettate l'oggetto, verificate in fase di stampa se il progetto funziona, e poi eventualmente lo ristampate, lo commercializzate. Diciamo, anche nel disegno industriale tradizionale, prima di realizzare una catena di montaggio per la produzione in serie, i procedimenti erano esattamente questi. Si progettava l'oggetto, si faceva il modello, si faceva il prototipo, si verificava se il prototipo funzionava e poi si realizzava la catena di montaggio e il processo di automazione che permetteva la produzione in serie. Successivamente cosa è successo? Che intorno agli anni 60, allora, nella progettazione gli strumenti che venivano utilizzati erano fondamentalmente le proiezioni Monge, chi è che ha una formazione di architettura, le classiche proiezioni ortogonali, quindi pianta, prospetto, sezione, e quindi gli oggetti che venivano fuori erano degli oggetti che erano molto squadrati. Non so se voi avete presente alle auto, le automobili di una volta, che erano tutte molto squadrate. Quello perché lo strumento di progettazione che loro utilizzavano aveva un feedback, un ritorno, influenzava comunque la progettazione. E questo è vero sempre, cioè nel momento in cui voi utilizzate un qualsiasi strumento di modellazione, questo strumento di modellazione influenza anche il lavoro che state facendo, perché vi permette di vedere alcune cose che altrimenti non vedreste. E questo è vero, appunto, se voi andate a vedere le automobili, quelle che c'erano prima, si vede che sono molto rettangolari, molto squadrate, perché il progettista ragionava in quel modo, ragionava per prospetti, faceva il prospetto dell'auto, la sezione,
Successivamente cosa è stato fatto? Vedete presente la 500, quella, il primo modello, che quella invece ha delle forme che non sono squadrate. Quello è un esempio di reverse engineering, nel senso quello che viene fatto è prima fare il modello e successivamente dal modello, dalla modellazione con materiali plastici, viene digitalizzato, portato in uno strumento CAD. E poi viene fatto lo studio del progetto. E questo è quello che viene fatto anche con le automobili di oggi. Viene fatto prima il modello, che ovviamente viene realizzato non soltanto per essere adatto a per avere delle prestazioni, diciamo, cioè non soltanto dal punto di vista estetico, per ragioni di tipo estetico viene fatto anche per testare alcune determinate prestazioni di aerodinamicità, per cui la modellazione fatta prima è fondamentale in questo caso. E noi stiamo studiando questo anche per la stampa 3D. Cioè noi stiamo studiando la possibilità di utilizzare le tecniche che ci permettono di bypassare quello che è l'aspetto della modellazione tramite i software. Quindi, se c'è un ragazzo dell'Accademia di Belle Arti, ad esempio, che ha una forte competenza legata alla modellazione tradizionale, noi attraverso scanner laser, ad esempio, abbiamo la possibilità di prendere quel modello, digitalizzarlo, portarlo in un software CAD e ristamparlo. E questo è un procedimento anche interessante, è un'ulteriore linea di ricerca che stiamo portando avanti in questa parte. All'inizio le start-up è sempre così fondamentalmente, si ha un prodotto, qualche cosa di innovativo, però poi si esplora tutto il mondo che ci sta attorno. E questo è stato, diciamo, un po' il nostro, ma è stato anche il vostro percorso come perché poi ci si rende conto che c'è appunto un mondo connesso nelle altre lezioni voi avete conosciuto ad esempio il mondo di Arduino, dell'interaction design, anche quello è un altro mondo ancora. Ok, parlando di modellazione, allora possiamo anche fare, forse ho parlato. Ok. Ok, allora. Una cosa fondamentale, allora, il formato quello di stampa STL. Voi quando escono i file da voi lavorate in tutto quello che volete, in DVG, in realtà non so bene quali sono i programmi che poi diciamo parliamo un poco, vediamo un attimo di parlare anche di questo. Comunque l'importante è che i file di uscita siano STL o OBJ. La differenza è che i formati STL sono formati da mesh con tre punti, quindi piani. OBJ invece ci sono anche gli OBJ che presentano quattro punti. Ok, quindi questo è. Se riuscite a lavorare in STL è meglio comunque. Una particolare attenzione che dovete avere nel momento in cui modellate in STL, modellate, avete i file in STL, modellate utilizzando le mesh, è che le mesh devono avere sempre il lato normale verso l'esterno. Io non so se voi, diciamo, questo mondo della modellazione già avete una prima infarinatura. È molto importante questo perché altrimenti, se voi, ad esempio, realizzate quella che può essere una scultura digitale e alcune facce non sono normali, la stampante dà errore, cioè riconosce quella faccia che in realtà dovrebbe essere normale verso l'esterno, la riconosce come un interno e quindi non la rifinisce perché all'interno il software di
della stampante che recepisce i file di stampa. In sostanza, voi caricate il modello in STL all'interno di un campo, di uno spazio che è poi quello, lo spazio di stampa, ma posizionate il vostro oggetto in un determinato punto e mandate in stampa. Il software automaticamente all'interno dell'oggetto realizza una struttura alveolare che è di questo tipo, un infill. Questo tipo di riempimento può essere più o meno denso. Okay, il riempimento in percentuale può essere anche 100%, può essere anche un pieno completo. Ovviamente non serve, cioè, ovviamente no, in realtà dipende da ciò che dovete fare. Ovviamente, se vi servono degli oggetti che abbiano particolari prestazioni dal punto di vista proprio di caratteristiche meccaniche, cioè se deve essere un oggetto che deve essere resistente, vi serve un modello pieno, allora siete liberissimi di farlo. Però in questo caso la resistenza è anche molta, perché comunque se c'è questo tipo di struttura alveolare geometrica che garantisce il fatto che sia che è resistente, potete verificare anche il fatto che è assolutamente resistente. Questi parametri li potete settare anche nel procedimento di stampa. Nel momento in cui però voi volete realizzare, ad esempio, degli involucri, ad esempio noi ad Arca abbiamo, in collaborazione con un'altra startup, dovevamo stampare una settimana fa una termocamera, cioè un involucro per una termocamera da ancorare a un drone. In questo caso quello che a loro gli serviva era un involucro dove all'interno che fosse apribile, cioè era un involucro all'interno dove dovevano essere posizionate le batterie, la componente elettronica. Quindi in quel caso non è questo tipo di riempimento quello che vi serve. Dovete progettare l'oggetto per parti che poi andranno assemblate in maniera tale che l'interno che sia apribile. Quindi ogni pezzo dovrà avere tutte le superfici normali. È il discorso che si faceva poco fa relativamente alle linee, cioè la stampa, tutte le linee devono essere, non basta solo il contorno. Se voi realizzate un nastro non è una linea, sono due linee, perché ti devono definire un contorno di una superficie che il software poi va a riconoscere. In questo caso, nel caso della modellazione 3D, è analogo, nel senso, se avete un oggetto 3D ci deve essere sia la superficie interna, che deve essere normale, sia la superficie esterna, che deve essere anche quella normale. Non so se... Ok, quindi ad esempio se voi avete un oggetto, qualche cosa... Allora, se voi avete questo, ad esempio una superficie di questo tipo, tutte e due devono essere normali. Cioè deve essere la parte di sopra, deve essere una mesh, la parte di sotto deve essere una mesh, e ci deve essere uno spazio fra le due. Ok? Poi l'interno può essere, lui il software poi all'interno farà, il software di modellazione fa tre cose fondamentalmente: fa un riempimento, fa uno shell, cioè dice quanto deve essere spesso la parete che delimita gli oggetti. Anche questo lo potete settare poi, ma vabbè, ma non sono io comunque, sia che sì, ci saranno anche gli altri ragazzi del 3D Italy, okay, che faranno una lezione proprio sul software. E poi un'altra cosa che poi potrete settare è la base, la zattera, cioè nel senso, siccome ad esempio se voi avete un oggetto di questo tipo, ok, se voi lo stampate può succedere che cade, cioè mentre stampa, siccome il baricentro va cambiando durante la stampa, anche questa questione del baricentro è importante. E allora che cosa si fa solitamente? Si realizza una zattera di supporto nella base che è ancorata alla piastra in maniera tale che l'oggetto non cade. Ok, quindi questo qua potete farlo anche voi in fase di progettazione, ma lo può fare anche la stampante.
Questa questione del baricentro dell'oggetto è anche una cosa che noi ci siamo studiati, che abbiamo provato a verificare, perché ovviamente poco fa parlavamo dei supporti in materiale solubile. Non sono sempre necessari, però ci sono alcune situazioni in cui effettivamente è molto importante utilizzare i supporti. Nel caso in cui, per esempio, voi avete un oggetto che ha un baricentro che non è un baricentro proprio, cioè, nel senso, se io ho un oggetto normale, un'estrusione semplice a partire da un cilindro, quello il baricentro cade all'interno dell'oggetto, quindi non cade. Però se voi realizzate degli oggetti che sono, ad esempio, nascono così, cioè nel foglio, nel campo del vostro, che lo importate in STL nel software direttamente in questo modo, lui lo stampa, però ovviamente c'è tutta una parte che necessita di supporti, perché il baricentro è spostato. Forse vi sto un poco annoiando su questo. Se avete delle domande, sì. Ah, sì. Allora, io ho pensato... Sì. Ciao, sono Giuseppe. Ciao. Allora, io ho pensato a... il mio progetto sarebbe una macchina per guardare... Il tema è il mare. Una macchina per guardare il mare. L'idea quindi è quella di definire dei coni visuali, delle viste, che mi permettono di guardare la linea d'orizzonte, oppure degli elementi singoli, oppure anche una sorta di giroscopio, nel senso che con uno specchio è possibile guardare, diciamo, senza, con un'angolazione di 90 gradi. Allora, l'idea era quella di creare una scatola, un solido nero, che all'interno nascondesse questi coni visuali, che sono come degli, appunto, una materia sottratta dalla forma geometrica pura del cubo. Quindi, appunto, sì, ad esempio, in questo caso ci sarebbe il problema di creare delle cavità all'interno del cubo, per cui, come si diceva prima, la superficie subito superiore del cono visivo sarebbe priva di supporto. Quindi in quel caso andrebbero inseriti supporti, oppure non so se una circonferenza, volevo capire se non è necessario, appunto, realizzare il supporto, quindi l'aggetto è così piccolo che comunque la macchina riesce a non utilizzare il supporto. E poi un'altra cosa, ci sarebbe una parte sottosquadro, ovviamente, che quella con lo specchio, il giroscopio, avrebbe una parte libera, una superficie libera, quindi anche in quel caso mi chiedevo se ci dovessero essere degli accorgimenti particolari. E dico l'ultima, un'altra cosa, io stavo realizzando questo, proprio il supporto, quello che abbiamo visto prima, la parte alveolare, però da quanto ho capito in realtà è automatico. La stavo modellando, però da quanto... No, non c'è bisogno. Ah, ok. Devo semplicemente il solido, sì, devo, sì, realizzare. Sì, il solido. Okay. Poi dopo in fase di stampa, no, non c'è bisogno di che vai a progettare tutta questa parte, anche perché questo tipo di riempimento lui lo genera il software. Ok, sì. Quindi questo qua è... Allora, diciamo che questo tipo di scatola deve essere ispezionabile, cioè no. Deve essere completamente apribile. No. Deve essere okay. Un solido scavato all'interno. Deve essere un solido, quindi è un pieno. E all'interno c'è questa sottrazione. Ok, quindi praticamente tu hai questa parte, questa feritoia, diciamo, in sostanza, sì. che ti inquadra questo punto, ho capito. E questo elemento di... Forse potrebbe essere interessante farlo vedere, anche in streaming. Anche ok, diciamo, quindi hai queste due sezioni e quindi vai a fare il loft. Sì, che è il vuoto. Ok, questo, e poi hai queste altre... Sì. La configurazione finale sarà questa, diciamo, sì. Ci saranno tre, ci sarà diciamo, un punto di vista conico, sì. Che si interseca, diciamo, a una diversa altezza con due punti di vista, diciamo, un loft tra due cerchi e la linea, quella per inquadrare l'orizzonte, e poi, come detto, il giroscopio con lo specchio a 45 gradi, quindi un quadrato.
questa era la parte sottosquadro, diciamo. Sì, sì, sì. E poi il... Quindi là dovresti andare a inserire uno specchio, qualche cosa, sì. Cioè un qualche cosa che ti permette, guardando dentro la scatola, di avere la visione qua. Sì. Quindi tu guardando questo qui, dovresti andarla a inserire. Sì. Ok. Allora, questo qua, invece... Sì, questo è un loft tra due no. circonferenze. Ok, ah, ce n'è un secondo, sì, quindi sì, è sì. nelle tre dimensioni. Hai sì, questi sì. scavi che sono in tutte e tre le dimensioni. Perpendicolari tra loro. Ok, allora, l'unico che effettivamente mi... diciamo... che andrebbe studiato un attimo è questa parte qua, dove c'è questo specchio. Vabbè, comunque, prima di tutto, se non è... un involucro completamente apribile, cioè se non è una scatola, no, no, no. Ok? È un pieno, sì. Il software andrà a realizzare tutta la struttura alveolare. Tu quello che devi fare è semplicemente fai il cubo. Ho visto che qua hai anche dato le dimensioni, questo come progetto, cioè se gli dai anche delle dimensioni giusto per capire, sì. Può essere anche molto buono. Sì. Tu semplicemente hai il cubo e sottrai questo qua. Prima ti modelli questo come un pieno. Prima ti modelli i pieni, sì. Questi qua, anche il buco come se fosse un pieno. E poi i due solidi li vai a mettere insieme e gli dici sottrai. Ok. Quindi questo è sì. Lo stesso fai per questo. Per questo qua, secondo me, l'unico accorgimento che penso che si potrebbe fare, tu dovresti studiarti un modo per ancorare questo vetrino in maniera tale che poi non se ne va. Quindi, potresti fare due cose. O fai che c'è un modo da qui di poterlo inserire e per bloccarlo in maniera tale che poi non esce. Nastro biadesivo, sì. Con uno scasso. Oppure potresti fare... gli fai due binari proprio nel modello. Nel momento in cui stampi, metti in pausa la stampa, gli metti il vetrino e poi cioè la cosa, ok, penso che questo, la cosa diciamo anche delle stampanti, se vedete ci sono anche anche alcuni video molto interessanti. Quando voi stampate, una potenzialità che avete è realizzare oggetti che sono completamente senza giunture e che abbiano all'interno altri oggetti. Se voi realizzate una specie di struttura reticolare, una sfera, però fatta come una struttura reticolare, e dentro immaginate di mettere una biglia, un nastro, qualsiasi cosa, voi in fase di stampa, prima vi stampate la biglia, l'oggetto, quello che vi andate a mettere o ve lo preparate, in fase di stampa mettete in pausa il file, gli mettete l'oggetto e poi ricomincia e poi riprende la stampa. Che è un altro oggetto? Sì, sì, sì. Sto modellando il rhino, questa cosa, no? Quindi sei come? Scusa? Rhino, rinoceros. Okay. Quando cioè se non avrò problemi con le normali, con le superfici normali, giusto? Se io semplicemente faccio il solido, sottraggo i solidi che ho modellato, non no, ci saranno. In questo caso no, perché tu avresti il problema. Cioè non crea una mesh. Cioè, se tu fai dire, allora, so le mesh sto facendo ci sono, solidi. Però tu devi immaginare che nel momento in cui sottrai le superfici di questa tua feritoia, queste qua, non sono un interno. Cioè sono un interno per te che vedi l'oggetto, sì. Ma per il software sono un esterno. Cioè il solido ha questa parte scavata e queste superfici sono normali. In realtà comunque un controllo va sempre fatto. C'è anche, ci sono dei software, delle cose che ti permettono comunque di visionare bene, perché non tutti i programmi riescono a fare vedere con chiarezza quali sono le mesh che sono disposte in formato diciamo che sono normali e quelle che non lo sono. Ci sono dei software che possono utilizzati che servono semplicemente per verificare che l'oggetto può essere che è uno standard che è accettabile. Okay. Quindi questo passaggio in più a volte va fatto.
Ogni tanto con Rhinoceros è un ottimo programma per la modellazione 3D, dal punto di vista di semplificazione, e funziona anche molto bene sotto questo punto di vista. Altri programmi, non facciamo nomi, diciamo, altri programmi comunque necessitano che facciate un ulteriore passaggio, a volte perché non c'è proprio l'esportazione in STL e quindi dovete prendere l'oggetto, aprirlo in un altro software, okay, salvarlo in STL, oppure perché la gestione delle mesh non è propriamente non è ottima, e quindi voi ve ne accorgerete perché nella visualizzazione che avrete dell'oggetto ci saranno delle parti che hanno un colore un poco diverso e sono segnate come un interno. Questo poi è anche una questione di pratica, di riuscita, però in questo caso non ci sono problemi. Diversa era la questione se tu avevi questa scatola, c'era il coperchio che si toglieva, che tu avevi immaginato che si toglieva il coperchio, quindi era un involucro che però era ispezionabile anche all'interno. In quel caso la superficie interna, se tu prendevi semplicemente la mesh e la spostavi, in quel caso non andava bene. Sì, sì. Bisognava fare uno spessore. Bisognava fare tutto l'involucro che rigirava e trasformarlo in un oggetto. Ok? Okay? Sì. Allora, ci sono altre domande? Sentitevi liberi di fare tutte le domande che volete, se avete curiosità, volete... Sì. Sì, veramente, poi... Oggi stiamo facendo lavorare la regia. possiamo magari passare un'altra idea, un'altra proposta, chi vuole... Ah, sì. Magari non abbiate problemi, non... sui progetti non vi giudico assolutamente. Sì, no, sono qui semplicemente per facilitare quella che può essere il vostro compito di artigiani digitali maker. Allora, sono Vito. Ciao. Allora, l'idea era quella di preparare un kit per da gioco per i bambini per il gioco delle biglie. E questa mia idea era di realizzare un ponte che il bambino può sempre utilizzare e posizionare sulla sabbia, una specie di struttura che rappresentasse la partenza e l'arrivo del percorso, e inizialmente anche aggiungere degli strumenti con delle forme particolari, come come uno spalaneve per esempio, per poter aprire la pista e poterla perfezionare come si desidera. Questa diciamo era l'idea generale, che mi ha portato a realizzare un prototipo in cartone che è diciamo, molto semplicistico, quindi senza spessori. Ora lo spessore del cartoncino era giusto per farlo reggere, quindi senza... non è un modello, era giusto un modello, infatti. Poi questa cosa l'ho perfezionato ulteriormente perché mi è stato fatto notare che il ponte era troppo articolato, nel senso che l'idea nel progettare questo gioco, il ponte era troppo, troppo particolareggiato, con delle gambe che sì, va bene, servono per andarsi ad infilare nella sabbia, ma è un bambino che ci sta giocando, quindi basta anche un ponte molto rude, con semplicemente fatta una sezione opportuna, e va benissimo, cioè nel senso per il gioco va bene. Anche la struttura con queste gambe filiformi, diciamo, anche se questa criticità che avevamo evidenziato nel progetto era relativamente a queste parti. Sì, sì, e anche a queste. E l'osservazione era? Cioè perché? Perché ci sta giocando un bambino, e quindi è possibile che, per quanto uno lo può fare rigido con un certo spessore, però magari è pericoloso, quindi è meglio un pezzo unico, più tondeggiante, più più insomma, in questo senso, che dà una forma più lineare.
mettiamola una cosa così. Forse un attimo più smussata, organica, sì, sì, tutto più smussato, questo ovviamente posta, sì. Per esempio il ponte, dovendo farlo in cartoncino, l'ho fatto ovviamente, sì. E questa cosa l'ho pensata in maniera smontabile, che uno si porta questa valigetta e poi può smontare i vari pezzi e giocare. Ora, quindi portando avanti quel progetto, mi è venuto in mente il problema che la come realizzare il ponte in, con la stampa in 3D. Ok. Perché lo si può realizzare, ci ho pensato, posizionandolo di lato, quindi coricato su un fianco, e realizzarlo in questa maniera verso l'alto. Okay. Però ora il mio modello è in 3D nel senso è pieno. Io, realizzandolo col software, mi viene pieno, quindi la mia domanda è: quando io realizzo quando il software poi di realizzazione della stampa, come fa? Non può realizzare interamente un pieno, cioè uno spreco di materiale, se no l'avrei fatto per iniezione. Sì, effettivamente. Allora, quindi questo sono altre domande, altre cose che volevi? Il resto poi è solo un fatto di montaggio che insomma, mi devo ingegnare a realizzare. Effettivamente. Solo questo e anche poi gli altri modelli, per esempio la sfera, cioè la biglia, quella credo che la si possa fare interamente piena, quindi quello sì. Poi non so, anche il resto della struttura, è questo il problema, cioè dei solidi 3D pieni. Ok, diciamo che la questione tu questo oggetto potresti farlo completamente immerso nel materiale solubile è una follia. Cioè, perché dovresti fare un blocco tutto pieno e all'interno di questo blocco c'è l'oggetto. Sarebbe una cosa, uno spreco di materiale, è antieconomico. Sì. È poi l'avevo pensato in due pezzi, cioè la parte di sopra e il ponte di sotto. Che quindi tu l'hai pensato? Perché sono separati, quindi sono separabili, e quindi li si può realizzare ovviamente separatamente. Esatto. Senza. Il discorso questo è: poco fa dicevo, noi possiamo lavorare o per gusci, cioè nel senso, quindi oggetti pieni che poi possono anche aprirsi, cioè l'involucro però, oppure per elementi assemblabili. In questo caso questa è una tipologia di lavoro che è più legata all'assemblato. Può essere sviluppato anche un progetto di questo tipo anche come guscio, nel senso, se tu hai un guscio, una cosa di questo tipo, la apri, ti diventa una parte concava, una parte convessa, può diventare qualche altra cosa. Questo è un altro progetto, però, ok? In questo caso tu lo stai sviluppando come assemblabile. Perfetto. In questo caso ci sono anche delle, quando voi fate una stampa, ci sono anche, voi potete anche sfruttare alcune cose che sono molto positive della stampa. Ad esempio, il piatto, quando voi stampate in ABS, che è uno dei materiali con cui si può stampare, voi avete una superficie che è una superficie riscaldata. La finitura degli oggetti a contatto con la piastra è molto bella, comunque sia, è una finitura a specchio praticamente che viene. Il materiale quando è a contatto così ha questo tipo di finitura. Ed è anche un'altra cosa poi che, diciamo, quando imparate a utilizzare bene la stampante, è che quando sviluppate gli oggetti in altezza ha una trama, l'oggetto, che è anche quella molto bella. Quindi, quando voi pensate di realizzare gli oggetti assemblabili, provate a pensarli anche per sfruttare al meglio quella che può essere anche la texture della stampante, cioè questa trama che non è una cosa fastidiosa, o questa trama o il fatto righe, che sia o il contatto con la piastra riscaldata che genera questa superficie a specchio. Provate a pensare in questo senso, anche a come posizionare l'oggetto nel caso in cui, anche perché poi è più conveniente, perché ti fa sprecare meno materiale. È ovvio che questa parte, questa superficie che si che si sviluppa in altezza, tu la metti così. Certo. E in questo modo tu avrai qua un rigato che è anche molto, cioè almeno poi è questione, diciamo, però è una caratteristica degli oggetti stampati in 3D.
e vi fa una texture, questa qua, che è veramente è interessante, è proprio della stampa 3D e che probabilmente andrebbe, va valorizzata anche questo. Quindi tu questa qua puoi stampare questo pezzo in questo modo, poi questa parte qua di questi elementi sono come se fosse una specie di struttura reticolare, non so se hai presente le, sì, no, diciamo, certo, le strutture reticolari. No, adesso è... poi avevo pensato di farlo con un pezzo unico, cioè ho modellato partendo diciamo da un parallelepipedo, ho fatto dei piani di taglio con una certa forma in modo tale da creare sempre questo arco come il ponte, e di farlo di pezzo unico, quindi senza questi buchi, senza appoggi, quindi un pezzo unico con solamente il manico, il buco del manico, cioè ho fatto il disegno. Allora tu questa parte puoi risolverla in questo modo, che perché sennò sarebbe questi proprio da creare la struttura, cioè che diventa una struttura reticolare, diventa tipo una struttura che piano piano con la stampa 3D bisognerebbe realizzare. Sì, che è un in po' quel caso, nel caso in cui noi abbiamo provato a fare le stampe anche di strutture reticolari per modelli per l'architettura, in quel caso è presente tipo quelle i sostegni, quelli che ci sono nei concerti, le americane, certo. Quelle, ok, sì, sì. Perfetto, quelle sono strutture reticolari spaziali, in quel caso che sono le strutture che sono anche connesse fra di loro, sono a triangolo però sono tutte quante connesse. In questo caso però ti conviene fare questo pezzo qua, stampato a contatto con il piatto, in maniera tale che anche questa parte diventi liscia completamente. In questo modo lui... è una superficie, non lo vai a fare in alzato questa qua, anche perché diciamo dal punto di vista proprio di baricentro, di stampabilità, sarebbe, cioè no, mettere in piedi questo... Ero infatti sì, sarebbe... un allora po'... ti conviene modellarti l'ancoraggio di questi elementi, di questi qua che te li tengono, questa parte poggiata alla piastra. Sì. E poi dovresti vedere un attimo di semplificare, o si mettono in contatto prima e il manico è unico, però questa situazione è un po', strana. È molto... No, ma va benissimo, i modelli, poco fa parlavo di reverse engineering, nel momento stesso in cui voi sempre fate prima il modello e poi dopo la progettazione, quello è anche una forma di reverse engineering, cioè di pensare l'oggetto già in 3D, non in pianta, prospetto, sezione. Sì, sì, no, questo è anche questo, va benissimo com'è, non vi dovete preoccupare, diciamo, a prescindere di quello che può essere il risultato, ok? Proprio, ok. Spero di averti dato più o meno un'indicazione. Sì, no, ora cerco di modellare meglio il disegno. Poi quindi. È interessante, si possono anche pensare, c'è anche un mondo legato sempre alla stampa 3D che è la customizzazione, cioè... nel senso, dare agli altri la possibilità di personalizzare alcune parti dei vostri giochi, dei vostri elementi che fate. Cioè, se tu pensi questo percorso, ci sono dei buchi, delle cose, dove tu vai a mettere dei tasselli, che sono anche delle forme, ulteriori dune, ulteriori elementi, così, e quindi si possono andare a spostare. Anche quello è un vantaggio, poi tu ti stampi un pezzo particolare, quindi provate anche ad arricchire i vostri ragionamenti, sì. Non pensando all'oggetto che ha quella forma per sempre, ma che è un oggetto che comunque sia, è in evoluzione, okay. Che può essere personalizzato, che poi puoi iniziare, puoi stamparti un altro pezzo e andarlo a cambiare, a trasformare, sì. Cioè non un oggetto che poi lo prendi e lo posi.
Allora, io sono Davide. Io inizialmente avevo pensato a una conchiglia luminosa, quindi ho iniziato a sviluppare quel tema per semplificazioni, anche per poter stampare in 3D, avevo iniziato a pensare a una triangolizzazione dell'oggetto e adoperando un modello di carta ero pervenuto a questo risultato, che andando a pensare e quindi a modellare, ho lavorato molto sulla concezione della conchiglia e quindi dell'apertura e della chiusura della stessa, con un movimento praticamente mettendo in tensione l'oggetto potesse muoversi e quindi ridurre e aumentare la luminosità stessa dell'oggetto, essendo all'interno pensato con oggetti con LED e quindi una lampada in pratica. E per la stampa 3D appunto stavo cercando di modellare l'interconnessione tra i due triangoli, in particolare il meccanismo. E quindi avevo iniziato a pensare ad una cerniera connessa, già stampata direttamente in 3D. E quindi praticamente usando un po' il concetto della stampante, andando a montare l'oggetto direttamente in fase di stampa. Adesso... Ok, una cerniera, quindi praticamente tu prevedi che ogni triangolo sia ci sia questa cerniera, esatto. In questo modo e quindi... Perché il lavoro della triangolizzazione è un po' degli origami, lavora proprio su quello, okay. Quindi sulla triangolizzazione dell'intera superficie per la movimentazione della superficie stessa. Però tu prevedi che qua quindi ci sia una bacchetta, per esempio, cioè qualche cosa che ti fa da... cerniera di questo qua, o che sia proprio il materiale stesso che ha una sua elasticità? No, pensavo proprio la superficie triangolare rigida, okay. E poi all'interno la cerniera. Una cerniera, esatto. Ho capito. Quindi stavo lavorando un po' su quel tema, sulla modellazione, okay, della cerniera, okay. Sugli spessori, è proprio questo magari, okay. volevo capire un attimino, le tolleranze, okay. Gli spessori per... in modo da poter stampare senza far aderire il materiale di una superficie con l'altra superficie. Ok, capito. Con la superficie che si affaccia, praticamente. Tu poco fa hai detto il discorso della... che quando tu premi... Sì, praticamente può essere meccanico o manuale, quindi appunto facendo una semplice pressione, l'oggetto essendo libero nei suoi assi, si riesce a muovere, okay. E quindi appunto realizzando delle tre cerniere che muovono però un solo asse, perché la movimentazione poi sarebbe in un unico asse che fa traslare al tempo stesso gli altri, crea questo movimento di chiusura. Ok, il cambiamento della luminosità viene... da un dispositivo elettronico qua che ti controlla la luce, o è soltanto dovuto al fatto che io chiudendo ho più layer e quindi la trasparenza? Inizialmente è stato pensato, cioè l'avevo pensato praticamente essendo una superficie comunque opaca. Okay. Ed avendo dei LED superficiali all'interno, chiudendo l'oggetto la luminosità si riduce. Ovviamente quando l'oggetto sarà totalmente chiuso la luce sarà spenta. Ok. Mentre quando appunto si va ad applicare un movimento di tensione, l'oggetto aprendosi riesce ad illuminare di più. E quindi lavorava appunto sulla cerniera, che è l'elemento principale del progetto poi alla fine. Ho capito. Allora, è abbastanza complesso come progetto, però è interessante, è una forma di... interaction design, cioè nel senso tu prevedi la presenza di elementi interattivi elettronici che sì. Comunque sia ti vanno a allora tu una situazione di questo tipo la puoi risolvere o con il discorso questo delle cerniere, cioè nel senso tu c'hai per ogni cerniera, in realtà qua fin quando la cerniera è verso di qua, sì, non hai molti problemi perché la cerniera sta qua dietro. Nel momento in cui ce l'hai qua, questa tipologia di cerniera è un po' diversa effettivamente rispetto a quella di prima. No, infatti io cercavo di integrare la cerniera nello spessore che darei alla superficie, perché questa praticamente si può immaginare a dimensionale, perché essendo un foglio di carta non ha un vero spessore.
però poi effettivamente l'oggetto dovrà avere un suo spessore, e io stavo cercando di immaginare la cerniera all'interno dello spessore del materiale, e quindi appunto andando a stampare in 3D okay. i due pezzi okay. direttamente connessi. Quindi la cerniera, va bene, ho capito, sì. E stavo cercando di sviluppare appunto le piegature a valle e a monte, okay. lavorando direttamente sulle cerniere, per la stampa in 3D poi, alla fine. Allora, va benissimo, nel senso, quello che tu hai detto sulla... Ok, tu avrai delle superfici quindi che hanno uno spessore. Sì. Quindi tu impianta questa parte, la devi già pensare con un minimo di spessore, esatto, qua. Sì. All'interno tu quindi dovrai avere degli elementi che dovranno essere modellati in maniera tale che si incastrano, quindi dovrai avere una parte di un perno, alcune che avranno un perno, ok, un maschio femmina, esatto, esattamente. In realtà tu comunque questo problema lo potresti anche risolverle, diciamo, in un modo un po' diverso da quello assemblabile, che è utilizzando anche altre tipologie di materiali, che sono già materiali molto flessibili. Ci sono anche in commercio per la stampa 3D, poi ve ne parleranno sicuramente quelli che verranno dopo. Ci sono diverse tipologie di materiali, ci sono dei materiali che sono assolutamente rigidi, cioè vabbè, l'ABS è un po' flessibile, sì, però non elastico, vedevo. È un po' flessibile. Ci sono dei materiali che sono elastici completamente, che sono gomma. Sì. E hanno un'elasticità impressionante. Tra l'altro un progetto simile che ho visto in realtà non prevedeva questo cambio di luminosità quando veniva piegato. In realtà quella era una lampada, però il gioco che era stato fatto in questo progetto era un poco diverso, perché questa trama era evidenziata diminuendo lo spessore sulla connessione. In questo modo, quando la lampada era accesa, tu vedevi, ti saltava la texture del 3D, quindi le facce erano più piene e quindi erano un po' più un po' meno opache. Sì. Un po' meno opache, sì. Vabbè, un po' più traslucide, esatto. Mentre invece queste parti si vedevano, quindi nel momento in cui era, può essere magari che, cioè quello era interessante perché facevamo vedere appunto che poi tutto, diciamo, illuminato, quello che risaltava di più era questo. In questo caso tu stai lavorando al contrario, nel senso, esatto, che a te interessa fare vedere queste di qua e non queste, e quindi dare l'effetto opposto. Provatelo già a immaginare in rendering, cioè già con le luci, già sì, con sì, gli effetti. Sì. Ok. In questo caso quindi la bacchettina avrà una sua spessore, potrà anche essere non compreso nello spessore, può essere che tu le vuoi realmente più in ombra queste qua. Ok. Non deve essere per forza questa cosa che deve essere tutto completamente, può essere che a te questo scheletro, questa cosa di qua, ti interessa anche che si vede dentro. Sì, sì. Quindi prova a pensarla anche in questo modo. Sulla modellazione dell'elemento c'è da studiarla, cioè è complessa. No, io mi chiedevo soprattutto, dovendo fare delle connessioni molto ravvicinate, quindi delle superfici separate, ma comunque da stampare con tolleranze molto piccole, in 3D devo usare accorgimenti particolari? No, vabbè, teoricamente puoi andarlo a rifinire successivamente col Dremel, con il trapano quello piccolissimo, con le punte sottilissime. Noi le rifiniture le facciamo direttamente, se l'incastro non funziona, è un poco più piccolo, ci vai con un piccolissimo trapano, gli dai una levigatura e lo... Quindi al limite posso essere che i singoli pezzi poi tu là dentro con il Dremel ci vai a... Non so che dotazione di strumenti abbiate qua per cui tu possa fare questo lavoro così. Però il procedimento si può fare comunque sia. Noi abbiamo stampato la lampada della Pixar, che è un modello che è su Thingiverse, che sono una ventina di pezzi. Alcuni pezzi non entravano e l'abbiamo rifiniti col Dremel, con il trapano quello piccolino, con le punte sottilissime, per favorire questo incastro.
quindi non c'è un problema di questo tipo. Ok, perfetto. Okay. Grazie. Poi dopo magari vediamo un attimo meglio come l'hai studiato l'ancoraggio. Va bene. Grazie. Ok. No, vabbè. Ok. Il mio tu progetto, su cosa stavi lavorando? Il mio progetto è un po'. È solo un po' della stampa 3D, nel senso che comunque è solamente un dettaglio che verrebbe anche, potrebbe essere realizzato in 3D. Perché praticamente, ispirandomi al mare, si tratta di un asciugamano, un telomare, però abbastanza grande, comunque di un materiale abbastanza morbido, ma al contempo comunque spesso. Sì, no, lo sto aprendo. Ok. Al contempo abbastanza spesso da poter essere utilizzato sia come telomare che da cabina, ovviamente una cabina comunque non in legno, quindi una cabina un po' praticamente per risolvere il problema del telomare nel momento in cui ci si cambia, nel problema del mantenersi il telomare su una spiaggia pubblica, no? Molto spesso le ragazze si cambiano sul mare, anche magari i ragazzi comunque, e quindi sono costrette o a lavorarci in quattro che mantengono l'asciugamano una che si cambia, oppure a mantenerlo da solo e quindi fare acrobazie. Quindi magari ipotizzare un asciugamano che fosse semirigido e che quindi progettarlo in modo tale da potersi mantenere in piedi e da creare uno spazio per questo la dimensione aperta è da di 2 metri, mentre il diametro diventa da all'incirca meno di 1 metro, okay, con una semichiusura che possa appunto mantenersi al fine del cambio. Ovviamente non è una vera e propria cabina, quindi è comunque un oggetto utile per un cambio rapido, nel senso è una cabina. Quindi in che scala l'hai pensato? Cioè, questo no, allora, è un modello il modellino da stampare non è questo. Ah. Vabbè, questo l'ho progettato in 1:4, infatti questo è 40 centimetri per... No, bugia, questo è... non mi ricordo più, l'ho scritto. Vabbè, ok, questo 40 per 2. Sì, 40. No, quello è un altro. Scusami, col microfono non mi trovo. Questo è venuto 50 cm per 40. Okay, ok, quindi la scala da 2,10 m all'incirca a 4, diviso a 4. Mentre la cosa che dovrei progettare quindi è praticamente alto la chiusura. Nella realtà. Definitivo. Nella realtà sarebbe alto 1,60 m. Largo 2 metri, okay, però alto 2,60 m sarebbe giusto per una copertura veloce. Cioè, l'idea è quella giusto di avere un asciugamano che sia semplicemente rigido in modo da non doverlo mantenere con le mani. È la, quindi una cosa un po' molto semplice. Tu lo utilizzi per realizzare un braccialetto, cioè non il prototipo. L'idea è quella di, siccome è abbastanza grande e comunque nel piegarlo effettivamente anche il progetto finale sarebbe comunque difficoltoso, scusate, perché si può aprire facilmente, ho pensato di progettare un braccialetto che chiuda l'asciugamano e il telo una volta chiuso. Dovrebbe essere effettivamente questo stampare oggetti in 2 metri, diciamo, era un po' strano. No, vabbè, l'avrei fatto in scala, però ho pensato sarebbe più comodo stampare questo qui. Vabbè. Praticamente io, parlando anche con loro, l'idea è quella di creare un braccialetto che fosse, che sia, comunque elastico. Sì. E comunque, parlando anche con le ragazze, mi avevano detto che magari anziché crearlo così, si potevano creare una serie di... onde, come in questo modo qua, non c'è più il... No, praticamente loro hanno un oggettino che è appunto costituito da diverse onde. No, interessante. Non lo trovo l'oggetto più. Questo con le onde? Quello lì che c'è sul tavolo. Posso... Quello lì sul tavolo, c'è la scheda. E quindi praticamente creare questo effetto tridimensionale che di queste ondine tridimensionali che legate l'una all'altra, queste qui
ponendo. Questo l'avete stampato da Thingiverse? Questo qua l'avete stampato da Thingiverse? Sì, questo sì. Thingiverse. Sì, però effettivamente può funzionare come... Sì, praticamente anziché essere comunque unito, sì, avere una cosa rigida all'interno, sì, che li unisca, sì, questi dovrebbero essere separati e legati tra loro, sì, poi loro mi stavano spiegando, io sono nuova nel campo della stampa 3D, dovrebbero essere legati da un filo, da un qualcosa di elastico, un filo elastico, una molla, in modo da renderlo comunque, da avere la stessa facilità d'apertura di questi braccialetti, e quindi poi che vada a racchiudere il telo, quindi farlo di dimensioni, ovviamente qua in stamparlo in scala, però in realtà è comunque un metro di lunghezza. E poi comunque, se è possibile, creare una placca, diciamo, spessa tanto quanto, comunque forse anche meno, delle onde, e ricreare in tridimensionale solamente il loghetto. Okay. Il loghetto che però mi hanno consigliato di farlo scavato, anziché in rilievo. Quindi praticamente un rilievo al contrario. Si può fare, sì, ho capito. Ok, allora, il principale... No, è molto interessante questa cosa che l'elasticità dell'oggetto viene fuori non dalle caratteristiche di elasticità del materiale, ma vengono dalla geometria che tu utilizzi. E questo secondo me può essere molto... Tu questo però, le due cose principali è pensarlo in sezione, cioè nel senso, questi elementi di onde sono così in pianta, come li disegni tu in pianta, cioè hanno queste onde così, sì, però possibilmente per avere le... Lo devo disegnare così praticamente, cioè verrà stampato... Così, giusto? Tridimensionalmente. Viene stampato così e quindi poi verranno messi uno accanto all'altro. Sì, sì, più o meno. Allora, il problema però è che tu devi ottenere un'elasticità. L'elasticità, tu prova a ridisegnare questo qua di Thingiverse. Allora, questo, l'elasticità viene da questo, in sezione, giusto? Quando tu tiri, ok, questi di qua si vanno a disporre così, giusto? E quindi ti dà l'elasticità. Le onde che tu stai progettando, questo impianta è così, quindi, giusto? Sì. Ok, questa parte è un poco più, ok. Queste onde dovranno avere una sezione, beh, è verissimo che comunque sia la loro forma è così, in pianta, però dovresti vedere che cosa succede in altezza. Scusa. Sì, non penso che si veda, forse è meglio che andiamo là magari e facciamo vedere un poco di... Non so però se... Allora, cioè, questo, l'oggetto quello di... ce l'abbiamo, l'abbiamo portato, questo qua. Ops. Quello là anche, quello di... Allora, questo è in planimetria, in pianta, ci sono queste onde. Questo qua praticamente è la sezione di questo. Quando è soggetta a trazione, questa diventa così, la configurazione finale è questa. Quindi tu, verissimo che tu hai chiarito benissimo come funziona questo qua in pianta, però devi capire come ottenere questa elasticità, questa variazione di lunghezza successivamente in sezione,
giocando con una cosa di questo tipo. Probabilmente potrebbe essere anche simile a questo, esatto, la sezione. Cioè, magari fare la stessa sezione, però sì, anziché fare questo sì, gioco qui davanti, ricreare, anziché un rettangolino sì, semplice, ricrearlo a mani. Ricreare l'onda, quindi probabilmente nel momento in cui tu c'hai, se tu qua hai questo, qua avrai il vuoto in realtà, quindi sono sfalsati. Cioè l'onda fa così, e in questo modo tu, sfalsando queste due sezioni da un lato e dall'altro, riesci ad avere questa cosa, probabilmente, però devi verificarla questa cosa. Quindi ragionare, in questo caso è importante ragionare in sezione, in questo modo. Okay. Poi un'altra cosa, perché tutta l'elasticità viene dalla geometria, sì, dal fatto che questi, da che sono a 30 gradi, così, a che diventano 90. Poi un'altra cosa è, di questo progetto dovresti fare attenzione al dispositivo di chiusura, cioè all'aggancio, ok? Come si aggancia, perché tu lo puoi pensare o come questo che è completamente chiuso, esatto, oppure a forma di orologio. Io sinceramente avevo pensato un po' che forse un dispositivo di chiusura sarebbe più comodo, però è anche vero che... Sì, perché tu stai ragionando come orologio. Esatto, però essendo un oggetto comunque ripiegabile, che comunque non molto stabile nella sì, chiusura, cioè nel senso non rimane così stabile nel momento in cui lo chiudi il asciugamano, mettere un qualcosa di chiusura, ho paura che magari con la pressione potrebbe staccarsi, mentre magari un braccialetto non dovrebbe rompersi. Dipende, ora a prescindere dal 3D, comunque sì, stavo pensando eventualmente il primo progetto. Dipende, cioè l'asciugamano nel momento in cui lo arrotoli dentro, cioè tu teoricamente con questo qua tu fai una certa forza per poter infilare questo io lo posso prendere per arrotolare e usarlo come portadisegni, ok? In questo caso lo posso mettere così, però la dimensione è questa, cioè dopo di questo si rompe. Il discorso del bracciale, l'orologio è anche regolabile teoricamente. E come faccio a fare la chiusura? Dovresti provare, se vuoi farlo, diciamo una cosa simile, può essere che tu lo vuoi sviluppare così, non è, poi là è la tua scelta come progettista di pensarlo come lo vuoi, cioè va benissimo in tutti e due modi, però in quel caso può essere che se tu vuoi progettarlo in maniera tale che magari l'onda finale, le ultime onde finali, in realtà sono una cosa per cui con maschio magari e femmina si incastrano, per cui rimangono bloccate, pure quello può diventare l'occasione, diciamo, per fare un ragionamento sulla chiusura. Poi là sta a te, va benissimo in tutti e due i modi, assolutamente, tanto è un modo per sperimentare tu questo tipo di... Okay? Va bene, allora vedo un po' come ingegnarmi con l'aiuto degli esperti. Ok.